Bene ragazzi, qui è ben ritornati al mio canale, siamo qua ragazzi, in quarto appuntamento di Career Mode col Pescara e siamo qui con l'Empoli a giocare una partita tosta perché l'Empoli ormai è una squadra maledetta per il Pescara che ha perso 4-3 in casa l'ultima volta. Lasciamo stare le ciance e le banance, come dice il grande MV98, facciamo sta cazzo di formazione e andiamo a giocarci sta partita. Vai, tutto pronto. Pescara Empoli. Dai, Perotta, dai, Perotta, là non può sbagliarmi. Para Fiorillo. Ora mommere. Alla bocchina. Bravo. Bravo. Il tiro. Rete. Ancora lui, ragazzi. Ancora. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Mancuso. Alla salambe delle tese. Leo. Leonardo. Oh, adesso arriva. Arrivano in tutti dopo 100 anni, incredibile, guarda che azione, Ganz, l'alza così, rientra, piazza col destro. Grande Leonardo Mancuso, Leonardo Mancuso, 1-0 sull'Empoli. Attenzione, non è fuori gioco, non è fuori gioco, Fiorillo, 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 Fiorillo. No, Dio, 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 ma Dio! Una mamma, chiudilo! A bocchina, ancora! Stiamo concedendo tanto! Fiorillo, non si capisce niente, Fiorillo! E poi Crescenzi, ma dai, dai, non è possibile! Alzo, ma che duello ha vinto! Ora Ganz, Ganz, Simone, ma dai, tiro fintato, Dio! Oh, ma l'Alzo, ma che controllo! Ma poi, vabbè, ho visto male, Dio buono! E ci abbiamo le maglie come l'erba. Il tiro! Palo incredibile! Lattellat! Prova il tiro. Velleitario. Bella per Crescenzi. Bello, bello Alsomà! Alsomà, 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 Alsomà! Alsomà! Che azione di Crescenzi che fa un grandissimo traversone. 2-0 il Pescara. Omar, Alsomà. Fa 2-0. Va. Bellissimo il tocco morbido di Omar Alsomà. 2-0. 4 gol in Serie B. Bomber vero. Enza Pettinari. Pettinari, Pettinari. Bravo Stefano. Stefano. Per Alsomà, Alsomà, Alsomà! Mamma mia, che gol di Alsomà! Che gol di Omar Alsomà! Che gol di Omar Alsomà! Mamma mia, qui che jugada proprio! La jugada proprio, mamma mia! Capolavoro! Poteva anche servirla in mezzo, era tutto solo, rivediamolo, va! Pac! Paf! Bam! Sbam, 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 sbam! Incrociare alle spalle del portiere, quinto gol in Serie B con De.it. Bomber vero. Attenzione, magico Empoli, ma oggi Fiorillo. Che forma di Fiorillo. E finisce qua, raga, finisce qua. 3-0 sull'Empoli, non una gran partita. Pescara può fare meglio. A Perugia l'abbiamo pareggiata immediatamente. E così è il calcio. E va bene così. E così è Serie B. Serie B, Serie B, Serie B. 3 punti d'oro. 3 punti d'oro. 3 punti d'oro. Vedete, l'Empoli ha fatto più tiri. È così, è così, è così. Non ce ne frega più di tanto. E niente, raga. Adesso qui gli allenamenti, ovviamente. Ganz è raga a 69, Simone Andrea Ganz. Niente, questi allenamenti sono fantastici. Ovviamente li operiamo sempre. E qui la nuova classifica. Pescara è a meno 2 dal primo posto, Frosinone è ancora primo. E dunque, tre punti fondamentali oggi erano quei, ovviamente, a Colempoli, no, a Erolon. E adesso si giocherà con la Cremona, con il Cremonese, Cremonese, non è facile col Cremonese.
Offerta per una... Dai, non mi puoi mettere India, raga. Ma dai, India, ma raga, ma stiamo scherzando? L'India che è la più scarsa, cioè. Tutto rispetto per l'India, ma... Ok, ragazzi, adesso la prossima partita col Cremonese. In trasferta. Una partita non semplice, ovviamente. Facciamo la nostra formazione un pochino. Faremo un pochino anche turnover in questa partita. La 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 la, let's living the moment. E partiamo sta partita per vincerla a Cremona. Vai. Oh, ma al soma, yalla, al soma, yalla akbar, dice al soma, guarda che palla al piede, guarda come va velocissimo, tacchete. Piazza, non sbaglia lui, non è lui capelluzzo, no, no, non c'è i capezzi, no, 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 no. Sesto gol in Serie B con te.it. Omar Alsoma. Capone, prova questo schema, attenzione, il colpo di testa. Se la divora. Gans. Omar Alsoma, 34 metri. Insomma, adesso secco! Adesso secco! Mamma mia, che parata incredibile! Però non c'è tanto effetto qua. Ma voglio vedere. Allora l'ho tirato lì. Ma com'è andata la palla? Ui, cani. C'era che la palla andava proprio dentro, andava. E dai, l'unica punta che c'è, riferimento a palla, qua. Sì, qua si mettono a ripartire, qua, attenzione. Attenzione. Facciamo sto fallo? No, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, era inevitabile, era inevitabile Paulinho fare 1-1, impossibile fermarli, impossibile proprio. Sono andati come un treno, nulla da fare per Fioril. Il pareggio della Cremona, della Cremonese, con Paulinho, 1-1, va bene. No, ma che taglio, mamma mia Fiorillo, va col miracolo. Cioè, ma che taglio hanno fatto? Bravissima la Cremonese, mamma mia. Proviamo così, proviamo a cambiare gioco, proviamo a cambiare gioco. Dai Mazzotta, sulla sinistra, vai. 1-2, scambio. Omar Alsoma. Tiene troppo la palla, poi Capone. La finta. Può mettere dentro, bellissima. La tocca ui cani, basta per deviare tutta la traiettoria. Oh, ma Alsoma, che colpo, mamma mia, che parata di Uicani. La volevo sul secondo palo, non ci sono riuscito. Palla dentro, bella, mamma mia, Uicani c'è. E finisce qua il primo tempo. Grande partita Cremona. Bellissima partita Cremona. Sapevamo che non era facile. Mamma mia, che cavolo è successo, va. Calma. Impostiamo il gioco. Allora, insomma, non c'è nessuno riferimento lì. Gans! No! Oh, Gans, ma come l'ha messa fuori? Casa Gans! L'ha messa fuori, Gans! Attenzione! Il tiro fuori! No, la traversa! Ma come? Fiorillo, ma che fa Fiorillo? Oh, how are you? Mia boia. Fiorillo, gli dice di no. Che intervento di Vincenzo. Mamma mia. Partita incredibile. Allora, Ahmad Benali. Ma che cazzo facciamo? No, così tanti riferimenti indietro. E noi facciamo tiki-taka, poi nessuno l'ha tirata, incredibile. Oh, ma Alsoma, mamma mia, cosa l'ha presa ancora un cane, cosa ha preso? Cosa ha preso? Proviamo Jansen, va.
il piccolo talismano. Ben Ali, Ben Ali, Ahmad, Ahmad Ben Ali, Ahmad Ben Ali, sotto la cura del Pescara, sotto la cura, l'85esimo, cambio azzeccato di Roy, Ahmad Ben Ali, Ahmad Ben Ali, Ahmad Ben Ali, Ahmad Ben Ali la mette, Ahmad Ben Ali, va, grande inserimento, tocco morbido poi. Adesso senza Mattia Proietti, guarda qua, attaccate, così si tirano i tiri. Ahmad Ben Ali, secondo gol in Serie B. Esce Brugman, entra Mattia Proietti. Vai, Proietti, va. Difesa oltranza. È arrabbiatissimo adesso la Cremona. Bravo Zampa. Attenzione, si gioca qui velocissimo adesso. Attenzione, palla in mezzo. No, il liscio era il liscio lì. Che panico qua del Pescara. Che poteva ripartire in contropiede. Non ce la fa. E allora ancora, ancora la Cremona. Ancora, ancora il tiro. Fiorillo, Fiorillo, Fiorillo. Oh, ma insomma, si può ripartire in contropiede con Jansen. Jansen, fino al fondo. Jansen, Jansen, Jansen. E chi tira? Alzoma! Eccolo, Alzoma! Alzoma! Alzoma la chiude lui! La chiude Alzoma! La chiude Omar Alzoma! Grande esultanza! Bravissimo Jansen, ragazzi! Avete visto Jansen come va in contropiede? Qui ha rischiato anche di perdere palla perché è stato anticipato, perché la Cremona deve segnare Alzoma col collo! Praticamente guardate col piede esterno, wow, che gran gol, mamma mia, mamma mia, settimo gol, capocannoniere della Serie B, che vittoria a Cremona, ma che partita grandissima, bravi, 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 tre punti d'oro, mamma mia, grande partita, 3-1, ancora Omar Alzoma che sta nei titoli di coda nel canale di Roy, ancora Omar Alzoma che fa la differenza. Nuova sessione di allenamenti, nuova sessione. Qui abbiamo fatto di nuovo forte perché diciamo deve crescere sto qua, se no è triestino comunque. Tra l'altro Ben Ali l'altro anno, mi ricordo, era proprio il top crescita potenziale. Sto anno, boh, sto anno niente più, cioè non è che è cresciuto di rating, ma sto anno non è più potenziale. Stefano e Manà per la prossima partita. Sono in ottima forma, sto giocando bene il primo tempo. Per questo è rimasto sapere se non vedere i titolari. Non sei mai titolare perché sei in prestito. E dunque giochiamo con il Cesena. Vediamo un po' il calendario. Poi c'è il Venezia, Spezia e Bar. E Bar, ma non rompetemi i coglioni. Tutto pronto, stadio 23 mai. Vai, Pescara Cesena. Non è fuori gioco, non è fuori gioco, esci Pigliacelli, bravissimo Pigliacelli, bravissimo Pigliacelli qui. Oddio boia, va. E che cavolo, non è mica era difficile sto pallone. Da solo, la Memusha, è proprio sbagliato Lidian. Guarda, quasi siamo saponiti per via di Memusha. Insomma, il tiro! Mamma mia, che colpo! Che cazzo fa Mancuso? E che piange Mancuso! Oh. E Mancuso piange in lacrime, che fa? Va a pigliare le banane! Non lo so! Va, entra Stefano Pettinari! Parla per Omar Alzoma! Omar Alzoma! Omar Alzoma! 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 Yalla, yalla, yalla. Omar Alzoma la sblocca al 69esimo. Una bruttissima partita. La mette Omar Alzoma. Ancora il leader dei bomber. Va qui. Sembra che perde palla, ma poi fa la grande giocata. E poi ti è sul primo palo. Sul primo palo. Sul primo palo deve metterla. Che tocca gli ardi, ma troppo poco. Non basta. Oh, ma insomma, ottavo gol in Serie B. Ottavo gol in Serie B. Entra Pettinari, Pettinari. Oh. E chi non salta è un cesenano. Oh, 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 oh. Chi non salta
Oh, no, non è possibile, guarda come l'abbiamo lasciato. Kupiz la divora. Ma perché sul primo palo? Guarda, era difficilissimo ricercare il primo palo. Mamma mia, che errore. Qui è il secondo palo tutta la vita. E allora, Latelat, vediamo come punisce il Cesena. Latelat. Attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Pescara. Fallo su Latelat, cartellino giallo per Romano Perticone. Bravissimo Latellata a procurarsi questo penalty, rivediamo se c'era o no. È andato da dietro. Roy, non so perché, ma che cazzo fa Roy? E allora, qui Brugmans la battuta, ma andrà ovviamente il miglior tiratore Omar Asomah a tirare adesso questo penalty. Speriamo che lo tira meglio questa volta Omar Asomah. Dopo la scorsa volta che ha tirato malissimo quel penalty, Alsomà, la rincorsa, il destro, la parata di Agliardi. Non benissimo tirato questo rigore, neanche questa volta. Allora, Pigliacelli, lungo pallone per Omar Alsomà. 3 minuti di recupero, attenzione, perché questi si mettono a fare l'ultima azione. Attenzione, l'assalto finale. L'assalto finale! Che cazzo ha fatto l'attaccante? Grazie Cesena, vi amo. Cesena nel cuore forever. Adesso iniziamo a tifare Cesena. Grazie per questo regalino, non ho capito. Era da solo. È arrivato nell'area di rigore, da solo. Doveva solo tirare a fare di tacco. Ma chi è la fai di tacco? A chi l'hai fatta? Ma roba da matti qua. E Cesena è impazzito, Cesena. Vince il Pescara 1-0. 3 punti, non mi frega niente, va. Sono 3 punti. E noi ci fermiamo qua, ragazzi. Ci fermiamo qua, dopo 3 partite. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ovviamente. Per la prossima sera almeno 50 visualizzazioni. Perché altrimenti non potiamo, no? Io devo vedere i numeri che crescono. Non mi interessa altro. Quello è importante. Forte. È a 61. Quindi attenzione, attenzione perché potrebbe. Aspetta, la finiamo ormai fino alla fine. Allora, Andrea Coda ha subito infortunio e non sarà indisponibile per 5 giorni. Contusione alla spalla. Qui Emanà ringrazia, ovviamente. Passiamo avanti. Frosinone ha pareggiato perché abbiamo stessi punti. Guarda, adesso giocheremo col Venezia. Che incontri, raga. Che incontri tutti nel prossimo episodio. Lasciate un mi piace e un commento. Noi ci vediamo ovviamente nella prossima serie. Bella, raga.